primo maestro di musica all'età di 6 anni di Clarino fu il papà di Lalo a Savignano sul Panaro, quindi c'è un po' di Lalo, di Gine Lalo dentro di me, sappiate. A questo punto sentiremo Lalo in questo brano strepitoso, e quindi chiedo se posso gentilmente fare i cori. Se puoi, eh? No, volevo dire una cosa, senza lungaggini, volevo dire che ci sono questi tre straordinari artisti a cui poi si associa anche un altro straordinario artista che è Roberto Chiodi, che faranno, i cori sono talmente tanto importanti in tutto ciò che andremo a fare, che sono quasi più importanti del cantante. Quindi io questa sera sono veramente felice e onorato che questi grandi artisti si mettano, collaborino per la riuscita di queste canzoni che senza di loro assolutamente non avrebbero nessun senso. E grazie di essere qua, assieme a loro tre, quella che non vedete, che si associerà dopo, è la nostra insegnante Rosa. Grazie Rosa di esserci. Ma faremo due canzoni di pace. La prima si chiama Freedom, è una canzone di David Hamilton, famosissima, ma famosissima più in America che in Italia. Ed è sempre stata collocata ai margini di tutto quanto per la sua estrema difficoltà nell'esecuzione. È una canzone che Quentin Tarantino ha scelto come colonna sonora di un massacrante film sulla logica spietata del potere che si chiama Django Unchained. Quindi io faccio riferimento ad una frase di un grande, del dio del soul, che è Solomon Burke, che diceva: "None of us are free", nessuno osi sentirsi libero o dichiararsi tale fino a quando un solo uomo nell'intero cosmo sarà chiuso in catene, sarà incatenato. Quindi "None of us are free", e questa canzone si chiama proprio Freedom. Thank you.
Imbracciare la chitarra e fare un brano da paura, chitarra e voce. Non era questo brano che vedremo stasera, ma vi posso dire che è uno dei pochi artisti che vedi in setup minimale, chitarra, voce, neanche troppo effetto, poche pit, detta proprio. Tanta voce, tanta musica, in due parole, Lalo Civelli. Allora, questo è un brano, come tutti i capolavori, basta solamente un accordo, magari non sbagliato, e una voce, magari non stonata. Ed ecco che la magia è fatta, questo è il brano della redenzione. Colui che l'ha scritta era un uomo di pace, uno dei più grandi uomini di pace che siano mai esistiti nel XX secolo. Lui sì che l'ha cantata la pace, l'ha cantata e l'ha fatta cantare anche a noi. Ecco questo brano di redenzione. Io mi ispiro nel cantarlo ad una persona che la faceva, che la cantava in un modo minimale anche lui, ancora più minimale di chi l'ha scritta, che era Bob Marley. E questo cantante splendido, che adesso è diventato un idolo per tutti i ragazzi giovani, 15, 16, 17 anni, amano questo grande vecchio che ci ha lasciato da poco, che si chiamava Johnny Cash. Songs of freedom.
Perfettamente cosa intendevo. Lalo Cibelli, il maestro Lalo Cibelli. Concluderei purtroppo questo momento ospiti invitando Riccardo sul palco, che eseguirà assieme a Lalo uno splendido brano di Michael Jackson, accompagnato chiaramente da tutta la forza del Music Factory. E vorrei assolutamente sì, è possibile avere un altro leggio, chiediamo ai ragazzi, che io ne avevo imboscato uno là dietro, poi è sparito, deve essere la bambina di prima che l'ha rubato. Allora rubo ancora 2 secondi di tempo al maestro di cerimonia Roberto no, per dire 2 cose su questo splendido poema. È un poema moderno, non è neanche una canzone. Quando Michael Jackson l'ha scritta, credo che tutto l'universo confluisse, e la rabbia di vedere un mondo che non andava bene confluisse in un unico sistema armonico. Quando l'arte si sposa con le parole e ne fa una denuncia spietata, terribile. The Earth Song, la canzone della Terra. Perché questi spietati magnati, che sono pochi, di tutto il mondo, rovinano tutto ciò che ci circonda. E ammazzano gli elefanti, dove in un mondo dove l'avorio vale di più di un essere umano, dove i gas tossici uccidono migliaia di persone per gli interessi di un popolo o di una nazione o della potenza del potere, l'arroganza del potere, uccidono e devastano tutto. E quando mi è stato chiesto di duettare con Riccardo, non ho avuto dubbi, le cose sono state lì. Insomma, e abbiamo confluito subito su una canzone che né io né lui, tantomeno lui, e nemmeno io, l'avevamo mai cantata, l'avevamo sentita, sapevamo che esisteva questa canzone, ma nessuno dei due. Quindi abbiamo studiato un po' e adesso la facciamo sentire. E con questo concludiamo, io ringrazio personalmente Riccardo Mazzi, ringrazio i suoi genitori, ringrazio per i ragazzi. Grazie. Volevo veramente ringraziare questa splendida scuola, che è la mia scuola, è la scuola in cui credo, è la scuola in cui ci si rimbocca le maniche e poi si dice facciamo sul serio e non cerchiamo di far finta che tu suoni la chitarra, tu la chitarra la suoni davvero, non cerchiamo di fare finta che tu canti davvero e canti sul palco tutte le sere mettendo a repentaglio te stesso e imparando il mestiere e magari, se ne hai voglia, in un futuro uno stipendio che porti a casa per mantenere te, tua moglie e i tuoi figli, forse ho detto troppo, magari te, i tuoi figli, la moglie, c'è un altro lavoro. Insomma, comunque, delle volte, insomma, il musicista, se lo fa veramente bene, può diventare un mestiere con un altro, anzi un mestiere di grande prestigio, e noi insegniamo a fare musica. In ogni caso, a collegarsi con lo spirito, la cosa che noi abbiamo, che è l'unica cosa che veramente ci tiene al mondo, quando le labbra convergono verso l'alto. E allora in anteprima mondiale, direi, qui sul palco di Music Factory Pavullo, The Earth Song, Lalo e Riccardo Mazzi. Thank you.
fills his time. What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice how the blood was shed before? Did you ever stop to notice the crying heart and swimming shore? Oh,
Lalo e Riccardo. Ragazzi, grazie di cuore, grazie di cuore. Volevo rendere omaggio a queste quattro leggendarie figure che hanno fatto appena adesso il core. Ci sei anche tu in mezzo. Per errore. Allora, lei non mi ricordo come si chiama, adesso. Eva Colicelli, ok, tu, aiutami tu. Rosa, che non mi ricordo il cognome. Rosa Ronanini. No, oh, lui invece non lo ricordo. Jacopo Violi. Jacopo! Roberto Pioni. E poi che cosa dire di questa band di professionisti pazzeschi, eh? Tanta roba. Ci sentiamo tutti uno a uno, però questa è un'altra storia. Questo è Music Factory. Grazie di cuore, grazie davvero di cuore. Ringraziamo di cuore l'APAM, Comat, Conad, Ecodermica, Foro Pasticceria Pavolese, Ideopica, KB Style e Lamier Plast. Introdurrei...